La sera di Charles de Quetelaere, ora o mai più. Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon sabato 4 di marzo a tutte e a tutti e bentornate e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi faccio gli auguri alla mia nipotina Gwenda che compie 10 anni. Un bacio dallo zio Mario. E dunque, oggi Firenze sogna, cantavano i Litfiba. Tanti anni fa, durante il terremoto tour, non so chi di voi li seguiva, io ero un grande fans dei vecchi Litfiba e ricordo molto bene che la formazione fiorentina, tra l'altro anche tutti i tifosi dei Viola, cantavano questa canzone Firenze sogna e sogna Firenze. E vediamo se Firenze ci fa sognare, farci riportare a quel secondo posto che poi alla fin dei conti avvicinerebbe eventualmente il Napoli dopo la sconfitta di ieri sera con la Lazio per 1-0 grazie al gol di Vecino. Il Milan a meno 15, fa sempre freddo, non è che cambia molto da meno 18 a meno 15, però un passino avanti, un passettino e vediamo cosa succede. Dunque, tutti i giornali stamattina aprono con, a parte tutto Ruttosport, che sappiamo benissimo che vive nella dimensione parallela juventina, Juve, gioia e veleni, domani la partita di Dybala, dall'amore ai tifosi alla battaglia legale che sappiamo che vuole i din 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 dalla Juventus. Vecino spacca Napoli, allora sono umani. Ebbene, quello che dicevo ieri nel post Napoli-Lazio, un Napoli che è battibile, non è una squadra impossibile da battere, però bisogna utilizzare il metodo ragnatela, stile uomo ragno di Maurizio Sarri, che ieri ha imbrigliato completamente la squadra di Spalletti, che a fine partita dice è stata solo una serata storta, ma è lo stesso che io penso, infatti l'ho detto subito nel post partita. E anche la giornata di Astori, Pioli l'ha ricordato ieri in conferenza stampa, oggi sarà l'anniversario della morte dell'ex capitano della Fiorentina, che tra l'altro ha tatuato anche sul suo braccio Stefano Pioli, ha ricordato proprio come lui gli stia sempre vicino. Secondo Sarri, e come apro il Corriere dello Sport, la Lazio spezza il volo del Napoli, sorpassa le milanesi 0-1. Mourinho in panchina con la Juve, il verdetto ancora non si sa nulla, vedremo. Mentre il QS, il quotidiano sportivo, appunto apre con la sera di CDK, ora o mai più, la Gazzetta dello Sport vede un Pioli tra due Champions, dalla Fiorentina al Tottenham di Conte, si decide la stagione. Parla anche Montella, ex allenatore del Milan, che tra l'altro è stato l'unico che in 10 anni ha portato un trofeo, quella famosa Supercoppa di Doha, dove il Milan vinse i calci di rigore contro la Juventus. Diavolo con la Viola, test ideale. E per il Milan, oggi a Firenze, 20:45, mercoledì a Londra, appunto, Pioli si trova tra due Champions, quella da raggiungere in questo campionato, quindi entrare nelle prime quattro, e poi mercoledì questo big match, che tra l'altro vedrà molto probabilmente anche in panchina Antonio Conte, che sappiamo ha avuto dei problemi di salute, ma dovrebbe esserci. Dunque, dalla Fiorentina al Tottenham di Conte si decide la stagione. In basso lo spacca Napoli, Vecino gol alla sbanca il Maradona, di fianco di Maria non va via. Bello, fanno anche la rima. Bravi, bravi, complimenti. Per essere sabato ci rallegriamo. L'argentino prepara il rinnovo con la Juve anche senza le coppe. In basso, che sì, il filo diretto con l'Inter. Dai, prendimi. Cosa facciamo? Il giochetto qua. Vabbè, vai, 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 vai dal tuo amico Çapanoğlu. Dunque, oggi è la giornata di Charles de Ketelaere, avrà una chance d'oro, visto che tra l'altro manca anche Brahim Diaz per un leggero infortunio e probabilmente può essere già recuperato anche per mercoledì contro il Tottenham e sarà la sua terza presenza dal primo minuto nel 2023, sicuramente una rampa di lancio importante in vista del match proprio contro il Tottenham. Fino ad ora l'acquisto rossonero non ha diciamo
fatto sì che le persone fossero felici di quello che stia facendo, quindi ha deluso in parte anche un po' le aspettative, ma sembra in leggero miglioramento nonostante le clamorose occasioni che da gol fallite, soprattutto con Tottenham e Monza, che avrebbe potuto sbloccarlo in un certo modo. Però c'è un cambio di mentalità che tutti abbiamo notato, soprattutto nell'ingresso contro l'Atalanta. Probabilmente la presenza di Ibra a fianco a lui anche in panchina ha influito in un modo o nell'altro, e ci aspettiamo ovviamente un finale di stagione in crescendo, ricordando che ci sono ancora 14 partite di campionato ed eventualmente questa Champions League da portare in saccoccia almeno il turno degli ottavi per passare ai quarti di finale. E Fiorentina-Milan stasera dovrebbero giocare con delle formazioni annunciate già da qualche giorno, una Fiorentina con il solito 4-3-3 aggressivo da parte di Vincenzo Italiano, il tecnico, uno dei migliori probabilmente tecnici giovani in rampa di lancio italiani, per quanto abbia avuto un po' di problemini anche lui prima della vittoria fuori casa 3-0 col Verona, un Arthur Cabral che è tornato a fare gol come ai tempi del Basilea, e dunque dovrebbe giocare con Terracciano in porta, Dodò, Martinez, Quarta, Milenkovic, Igor o Igor, ricordate Igor, quello lì di Dottor Frankenstein, un film degli anni 60. Biraghi, il capitano, torna sulla sua fascia di competenza, visto anche l'infortunio di Terzic. A centrocampo si rivede un nostro carissimo ex Jack di Cuori, Bonaventura, insieme ad Amrabat e Mandragore davanti. A sostegno proprio della punta Arthur Cabral dovrebbero muoversi un altro ex del Milan, Saponara a sinistra, a destra Nico Gonzalez. Il Milan invece dovrebbe confermare quel 3-4-1-2 che ormai sta portando avanti da settimane, e sta portando avanti con 4 clean sheet e 4 vittorie. E dunque con un Maignan in porta, il nostro Super Magic Mike, sarà accompagnato da una difesa ovviamente a 3 dei tre colossi, Chaou, Kalulu e Tomori. In mezzo al campo la linea di 4 da destra a sinistra prevede Messias sulla destra, in mezzo ritorna il nostro principino algerino Ismaël Bennacer insieme al compagno di reparto Sandrino Tonali, a sinistra Theo, e davanti dietro la nostra unica punta che sarà appunto Giroud. E non escludo che gli ultimi 20 minuti, quindi ancora un 10 minuti in più di minutaggio, potrebbe entrare Zlatan Ibrahimovic. E sarà accompagnato davanti proprio da Ante Rebic, che sostituirà lo squalificato Rafael, e Charles de Ketelaere. Quindi un'occasione unica che speriamo sfrutti al meglio il nostro principino belga. Detto questo, noi ci rivediamo come sempre nel post Fiorentina-Milan dal K10 qui a Barcellona. Per chi fosse nei paraggi e vuole venirsi a vedere con noi la partita, K10 Capitan, Calle Padiglia 323 qui a Barcellona. Saremo lì col nostro Milan Club Barcellona, e se me lo dite in anticipo anche prima almeno delle 4, così mi dà tempo anche per aggiungere un posto a tavola, che c'è un amico in più, mariettomilanista@gmail.com. quando venite a vedere partite, quando venite a Barcellona e volete vedere partite insieme a noi, basta che mi scrivi e io cerco di aggiungerti e metterti al tavolo lì insieme a noi del club. Dunque io ti auguro un felice sabato, oggi c'è una splendida giornata di sole qui a Barcellona, che speriamo sia da preludio per un altro sole che questa sera noi speriamo di poter illuminare con il nostro Milan. Io tifo Charles, oggi davvero mi auguro che sia il suo giorno, il giorno dello sbloccarsi, un 4 di marzo che si sta avvicinando la primavera, e come si sa, a primavera sbocciano anche i fiori, i petali, e la natura torna a essere ciò che di bello noi tutti conosciamo. Quindi speriamo in questo. Ci vediamo più tardi, ti auguro un felice sabato, un bacio alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, un ringraziamento speciale a tutti coloro che sempre mettono like, che si iscrivono con campanella attiva, che si stanno abbonando al canale da 0,99 in poi o fanno donazioni in basso attraverso PayPal piuttosto che conto corrente bancario. Mi raccomando, se avete visto la live di ieri, ho lasciato il link per partecipare al sondaggio sul nuovo stadio lanciato dalla C Milan.
E niente, chiudiamola qua senza biribim biribam e ci vediamo più tardi. Dai ragazzi, alziamo gli animi, alziamo le vibrazioni e vediamo stasera di portare in saccoccia questa partita. Ciao!